Questo nuovissimo video, oggi siamo qua su una nuova serie, ovviamente se volete. Praticamente oggi siamo su un gioco, The Cave, la caverna. Già che si chiama così, secondo me è una cosa molto interessante. Ovviamente sarete voi a decidere se volete un secondo episodio su questo gioco oppure no. E insomma, adesso vi racconterà, credo, tutte queste cose. Vediamo che cosa succede, vediamo di che cosa parlerà The Cave e vediamo un pochino. Allora, inizia una nuova partita. Sì, tanto, che ne so. Welcome. Non so perché. Don't let my sultry and mysterious voice startle you. For hundreds, nay, thousands, nay, tens of thousands of years, people have come to me in search of what they desire most. Narratore molto Few bello. Find what they are looking for, even fewer ever leave. Welcome to The Cave. That's me. The cave. Yes, I'm a talking cave. Don't laugh. It makes dating hell. Besides, I have a really interesting story to tell you this evening, so pay attention. It's a story of seven people and a glimpse into a dark place in each of their hearts. But be careful before you judge. There is a dark place in your heart as well. Someday you will find yourself descending my depths in search of what you desire. And you might not like what you find either. But enough about you. This is about them. Qui si tratta di loro. Bene, vediamo. Oh, the adventurer. She is hot on the trail of her lost companions and unequaled ancient treasures. Wow. Not necessarily in that order. Ovviamente, come potete vedere già, The Cave è un gioco in 2D, diciamo proprio come Inside, quindi a scorrimento laterale. Intanto vediamo tutta quanta la storia di queste sette persone. Ok. Ah, the monk. He seeks his master so he can become the master. It's a journey filled with peace and enlightenment. And murder. Con omicidio. Perché? The knight, he is on a quest for a sword of unequaled power and prestige. But will he find it before anyone else gets hurt? What the? The hillbilly. Okay. On this fine night, he searches for his true love. But does desire burn too brightly in his heart? Okay. Ah, the time traveler. She is here to right a wrong a million years in the making. Fortunately for her, yesterday is a new day. The scientist. She is on the cusp of a great discovery for all of humankind, and 100 million lives hang in the balance. Ok, quindi la caverna praticamente ci ha raccontato le storie di questi sette personaggi e noi adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo scegliere, come potete vedere, tre personaggi in modo da poterli utilizzare e vedere le loro storie e come va. Quindi le tre persone, le storie che mi hanno interessato di più, sinceramente, sono quella della scienziata, il cavaliere e il monaco. Sono le storie che, sinceramente, mi hanno dato più mistero e quindi vorrei scoprire. Ora, quindi, il monaco, intanto, vediamo un po' in giro. Piede di porco, cosa ho fatto? Ok, così lo lascio. Combino l'ash e lo riprendo con X, ok? Vabbè, così mi muovo. Di qua c'è alla larga, barricata instabile. Ok, no, così lo lascio. Per caso devo fare... No, cos'è? What? Cosa? Devo togliere, ok. Aspetta.
Ah, ecco, guardate, in basso a sinistra mi è apparso la testa, cioè insomma il piccolo personaggino del monaco. Quindi scegliamo un altro personaggio, ecco il cavaliere. Bene, eccolo, anche quest'altro. E no, ma mi interessa la scienziata. Bene, come abbiamo visto dal monaco, abbiamo il piede di porco. Ok, io però vorrei vedere insieme le cose belle. Allora muoviti, salta, rilascia come giocare, ok? Prendi e lascia, usa una cosa con un'altra. Cambi personaggio, muoviti le camere, coop, due o tre giocatori addirittura. Bene, ecco. Queste invece sono le abilità speciali che ogni di questi 7 personaggi ha. Ad esempio, il cavaliere che abbiamo noi, che ci potrà essere utile, è appunto l'invincibilità. Invece, la scienziata, che appunto anche a noi ci interessa, è un hacker. Quindi, se noi ci avvicineremo ad uno schermo, magari riusciremo ad hackerarlo e niente. I gemelli clone fantasma, però non ci interessa. Viaggiatrice del tempo, teletrasporto. Non attraverso le porte, ma attraverso, diciamo, le grate o cose che comunque gli altri non possono passare, ma noi con il teletrasporto velocemente riusciamo a passarlo. E il monaco che ci interessa, la telecinesi. Quindi credo che se c'è una porta che la viaggiatrice del tempo in quel caso non può passare, con il monaco riusciremo a prendere le cose oltre una porta chiusa. Bene, ci potrà essere utile, credo. Quindi se io faccio così, no? Lascio e vado di qua, per caso me lo prende. Oddio raga, sì, lo prende, fantastico! Però comunque una cosa che vi volevo dire è che se ci allontaneremo troppo, allora in questo caso il cavaliere e la scienziata ci verranno dietro. Se no, dovremo cambiare noi personaggio e continuare appunto come sto facendo io, quindi raggiungere gli altri personaggi che sono già andati avanti. Quindi io direi di far raggiungere anche la scienziata da loro e poi continuiamo. Ok. Loro rimangono lì per il momento. Qui non si può andare. Ah, non si può andare, ma con l'esploratrice che ha quel potere del gancio saremmo già potuti andare avanti. Vedete, guardate. Avete visto la scienziata che cosa ha fatto? Ah, ok, qui c'è la cassa che forse ci potrebbe essere utile. Quindi spostiamola verso lì in modo che anche noi riusciremo a salire senza l'esploratrice. Salta però. Ovviamente noi adesso stiamo vedendo la storia di 3 personaggi, ma se volete ovviamente vedremo la storia anche degli altri. Se volete già un secondo episodio riusciremo a vedere anche questi, se no. I don't think Se that no, bridge has been niente. safety tested with more than Giocherò two da sola, non people. giocherò. Però no, Careful, mio if that Dio, non bridge 3 persone, breaks, there might be cavolo. no way back up. Se volesse And by riuscire a it, I risalire, mean però when mi that sa bridge che è breaks. l'unica cosa che possiamo fare, You cara caverna. kidding? Mi dispiace, ma ci serve. Ok, oddio, è così. Cosa è successo? Riservato allo staff. Ok. Allora andiamo di qua. The Cave, souvenir. Cosa? Ho preso una cartolina. Vabbè. È Oh, I hope you're successo? not here to visit the cave because we're closed. A gruesome and horrific accident has occurred, Ma che è and there's no successo? way we can open. No way. I shudder to even describe to you what has transpired. For the Perché? nightmares will forever haunt your every thought. Well, if you insist. When I came in, Ok, meaning no noi non abbiamo detto twinkies for niente, sale però, in the ok. gift shop.
Oh, the humanity. I'll never be the same. Some things you can't unsee. Mm-hmm. What am I gonna do now? Tornare dov'è? You know, there is a way I could reopen. Ah, okay. Allowing you fine adventurers to partake in the unique experience that only the cave has to offer. I just need 3 small trinkets to sell. Just 3. E dove troviamo? 3. Take this giant multi-size key. It's cute, isn't it? Open the employees' back entrance. Okay. I'm sure you'll find some treasures worthy of the cave's gift shop. Haste makes waste is a stupid saying. Still, get cracking. Hey, non riuscivo a prendere la chiave. Stavo cliccando X 3000 volte, ma... Ok. Quindi... Apriamo. He is a funny little man, isn't he? I should probably fire him. Come licenziarlo? No! Ah, pure! Beh, tu lo sai, cara caverna. Ah, vedi? Vedi, ragazze? Ragazzi, ci hanno raggiunto. Ok, chi è quella roba? Voglio vedere... Vecchio pozzo rotto. Allora, non so cosa abbiamo fatto. Ok. Aspetta. Forse quella leva ci aiuta ad aprire il cancello. Vediamo un po'. Andiamo con il monaco, se si è aperta. Ah, sì, ecco. Wow. Ok. Aspetta. Ah, ok, l'ha aperta definitivamente. Ok, allora facciamo passare anche loro. Ok. Bene, andiamo. Come corre? Campana del mostro. Oh cavolo. Salve. Ok, tornati indietro, bene. Perfetto, l'importante è quello. Ma cosa sono questi segni? Vediamo un po'. Ricerca teorica. Ok, ah ragazzi, forse queste cose che possiamo trovare in giro magari sono le storie dei diversi personaggi che troveremo, appunto. Beh, allora quella là con la spada, che credo sia appunto del cavaliere, ci servirà. Bene, dobbiamo soltanto scoprire come andare avanti. Però non c'è niente qui, non serve. Qui, no. Qui, oddio. There's no dying in the cave. Esiste la morte nella caverna. At least not this soon. So much left for them to learn. Ah, aspettate. Allora, lui aveva il piede di porco, esatto. E forse, visto che là c'è qualcosa di utile, possiamo provare a prendere la... Come si dice? Ecco la leva. Sì, bene. Almeno la prendiamo e la portiamo di là. Non so cosa potrebbe servirci in realtà. Però visto che quel pozzo non aveva la leva, forse questa leva appunto può esserci utile. Visto che lì non c'è una corda per tirare su. Ok. What? Abbiamo rimediato un secchio. E ora anche vediamo la storia del cavaliere. Il piccolo plebeo. Ok. Quindi c'è il cavaliere sul cavallo che credo stia avendo un problema al cuore. E c'è questo ragazzo
che invece intanto raccoglie, non, secondo me non sta capendo di preciso cosa sta succedendo, ma ok. Ah, forse, allora, questo secchio forse può esserci utile, lo sapete dove? Sopra a quel coso là che stava, cioè che ha dato la scossa appunto al nostro cavaliere. Forse possiamo bloccare l'acqua, vediamo un po'. Sì, bene, e possiamo prenderlo. Ah, e sotto sotto avevamo visto, mi sembra un coso, come si chiama? Un altro coso dove mettere questo coso blu. Sì, vedete? Ok. Però non ci serve. Cosa? Ok. Ma che sta succedendo? Intanto, non so per, cioè, quello dog che cavolo ci serve, ma intanto prendiamo questo qui, il fusibile, e lo rimettiamo sopra, perché non credo che lì sotto ci serva, perché, cioè, che ci facciamo con uno dog o con una grog che alla fine sarebbe una Coca-Cola, però, ok. Quindi intanto questo lo rimettiamo di qua. Questo però non sappiamo ancora cosa ci serve. Intanto lui sta sotto. Vuoi lo dog? Vuoi lo dog? Like I said, there's no dying in the cave. Ho capito, ma... Oh, sì! You know, the truth is, Oddio! I can't let anyone die in here because of what it would do to my insurance rates. Volevi! Okay, I think they're just dying for fun now. Cavolo, devo proprio... Non lo sto facendo apposta, sto cercando un modo. Apparently, I'm the only one down here who doesn't want anyone Ragazzi, to se die. ci riesco... Forse possiamo distrarlo con questo dog? Credo di sì, eh. Volevi? Guarda che faccia. Ce l'abbiamo fatta però, eh! Oh! Questo è del Monaco! Vediamo la storia del Monaco! Un solo passo! Ok, ovviamente lui si stava, diciamo, addestrando. Questo è ovvio. Ok, qui possiamo scendere. Credo possiamo fare solo questo, quindi ok. Intanto facciamo scendere anche gli altri. Uno e due. E andiamo avanti. Cosa? Ok. Ok. Oh, oddio. Sapevo che moriva. Ah, forse possiamo. Ah, no, però. In effetti.
Wow. Like I said, there's no. Cosa, cosa morta? Comunque. Oh, c'è qualcosa qui su, eh? Chitarra? Cosa? Cos'era quel giorno? Ok. Abbiamo. Ah, forse questo è un souvenir? Può darsi. Oh oh! Lì c'è un monitor, ragazzi. Forse lei può capire. Può hackerarlo magari. Allora, tu te ne vai. No, tu te ne vai. E lei hackerà. Sì, ce la fa, ce la fa! Sì, vedete l'ha aperta senza problemi. Che forse conviene andare con lui. Non so perché sono morta. Ok. Ah no, siamo andati qua. Vabbè, non ci interessa però, Torniamo giù allora. Lì però ho visto delle scale che allora forse, ecco, sì. C'è teschio, il gioiellato, fammi vedere. Cosa? Ok, allora serve soltanto il monaco. Credo che il piede di porco possiamo un attimo lasciarlo lì e andiamo giù. Ok, ci abbiamo fatto per poco secondo me. Che cos'è? Un Oscar, che è? Premio attore da strapazzo, che significa? Anche perché sta gente è morta qua, scusate, eh. Boh. Non so cosa e per il perché, il motivo e robe varie. Quindi andiamo? Però aspetta, non possiamo tornare indietro. E questo è il problema. No, di qua non c'è niente. Ah, sì che possiamo. Perché lui? Sì, ho capito. Allora, a cosa ci serve l'ascensore? Allora, uno, due, e ci dobbiamo far tornare qui, cioè dobbiamo far andare qui il monaco. Quindi, intanto andiamo. Dobbiamo andare giù, mi sembra. Credo di sì, ok. Giù. No, non giù, ma su, ecco, già ho sbagliato. Bene, perfetto. Quindi andiamo lì. In teoria sì, ok. Andiamo su e torniamo da quel tizio in pratica. Ma noi da qui? Vabbè. Ma... E perché non l'abbiamo fatto prima? Cioè, volevo... In realtà volevo proprio vedere, ora che ci penso, se facevamo la stessa cosa, soltanto se il gioco, cioè volevo vedere se il gioco ci permetteva di fare quello che abbiamo appena fatto. Però ovviamente all'inizio, se la persona il gioco non lo conosce, non è che va a pensare. Questo credo sia ovvio, però volevo proprio vedere. Uno. Well, that's one trinket, a far cry from three trinkets. Ah, ok, sono venuti. Due. E tre. Glorious trinket, I have to say. Sei felice ora? I figured you'd give up after one. Ok, però ragazzi, comunque io direi che per questo primo episodio di The Cave basta abbassare, no? Quindi direi che possiamo fermarci a questo episodio. Lasciate mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti!